Buongiorno, bentornati a Evasioni d'Arte. Oggi siamo a Siena e parliamo di Antonio Barili. E come fece Don Abbondio nella Divina Commedia, molti di voi diranno chi era costui, giustamente, perché è un nome abbastanza dimenticato. Vedremo poi chi lo ha riscoperto e chi ha tanto influenzato. Antonio Barili, per capirlo, dobbiamo andare a Urbino, perché a Urbino lavorava nella corte del Montefeltro Francesco di Giorgio Martini, che è un grandissimo scultore, anche pittore, un po' meno bravo, diciamo, e grandissimo architetto, anche militare, di Siena, che ha realizzato a Urbino, appunto, questa parte del palazzo famosissima. Con lui sono andati altri senesi, tra cui per esempio lo scultore architetto Guidoccio Cozzarelli, il pittore Pietro Di Francesco Rioli, che troviamo nel nostro battistero, e anche Antonio Barili, che era un intagliatore. Fu molto influenzato dallo studiolo di Montefeltro, appunto realizzato a intaglio ligneo. Ma era un grandissimo artista di per sé, ha lavorato tra l'altro a Pesaro e a Fano. Quando è tornato a Siena, gli è stato commissionato da Alberti di Francesco Alinghieri, quindi il rettore dell'Opera del Duomo di Siena, la realizzazione degli stalli di un coro ligneo. Dove stava questo coro? Stava nella cappella di San Giovanni Battista, quella dove adesso c'è la bellissima statua di Donatello. Tutta la cappella fu commissionata dall'Alinghieri, che era un cavaliere di Rodi, adesso si direbbe cavaliere di Malta, praticamente lo stesso cavalierato nel corso dei secoli passato di nome e di isola, diciamo, che volle questa cappella in onore della reliquia importantissima donata da Pio II alla città qualche decennio prima, il braccio di San Giovanni Battista. Quindi abbiamo la statua di Donatello, abbiamo altre due statue di Stefano di Giovanni, che ha realizzato anche in parte la struttura della cappella insieme a Francesco di Giorgio Martini, vedete i nomi ritornano, e poi Stefano Giovanni ha realizzato il Sant'Anzano, battezzatore, poi una Santa Caterina d'Alessandria realizzata da Neroccio di Bartolomeo Landi. Ci sono poi gli affreschi del Pinturicchio che rappresentano lo stesso Alinghieri in preghiera, vestito da cavaliere e vestito da cavaliere di Rodi, diciamo, quindi da giovane e un da pochino più anziano, realmente sono due ritratti della stessa persona, realizzati dal Pinturicchio. E riprodotti anche in alcuni francobolli da parte dell'Ordine di Malta, come vedete, questo ritratto praticamente testimoniano la sua committenza. Lui commissionò appunto anche questi stalli lignei, che erano un ciclo di 19 pezzi. Cosa è successo? Perché questi stalli non sono più lì? Perché Antonio Barili, come dice appunto la mia foto di presentazione del video, è andato in campagna nel 1660 all'incirca. L'arcivescovo di Siena ha scritto al Papa, l'allora Papa Alessandro VII Chigi, che stava facendo la cappella del voto dall'altra parte, frontalmente, nel Duomo, che questi stalli erano troppo scuri per stare lì, troppo brutti, quindi togliamoli. Allora sono stati tolti. Sono stati messi nella casa del rettore, dovevano avere una collocazione prestigiosa, ma sono sempre rimasti lì finché un secolo dopo l'allora arcivescovo, che era un Chigi Zondadari, vide bene di prenderseli e portarseli in campagna nel feudo Chigi, cioè a San Quirico d'Orcia, e metterli in collegiata dietro al nuovo altare che appunto era stato fatto in stile neobarocco, diciamo. Tardo barocco. Quindi furono messi lì, ma non tutti, non sono tutti lì visibili a San Quirico, dove vi invito ad andare a vedere. Molti sono perduti, alcuni si sa che sono sempre di proprietà Chigi, fanno parte di una porta. Praticamente una porta d'ingresso, ecco, in una villa Chigi, quindi ci sarebbe un po' da ricostruirli. Quello forse più importante, quello con l'autoritratto del Barili, è perduto perché fu venduto appunto dalla famiglia Chigi al Museo di Vienna. È stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, se ne hanno solo delle foto. E in questa foto si vede appunto il nostro Antonio intento a incidere sul legno questa scritta. Quindi questo lavoro è stato fatto da Antonio Barili. 1503, quindi c'è la data della realizzazione della fine degli stalli per il Duomo, non con il pennello, non pennicillo, ma sed
cielo, cioè con lo scalpello, ok? Quindi è orgogliosamente felice di poter dire che lui ha dato tutti questi effetti pittorici e diciamo di prospettiva non con il pennello, che era molto più semplice, ma con l'intarsio ligneo. Con la tarsia lignea e queste tarsie sono meravigliose, si dividevano tra tarsie tipo di natura morta con uccelli e spesso strumenti musicali, molto importante era la musica in questo apparato, ma lo stesso vale per quasi tutte le tarsie lignee, basti pensare a quello di Monte Oliveto Maggiore, e poi abbiamo degli personaggi che riflettono l'iconografia della cappella. Abbiamo la certezza di questa, diciamo, divisione tra tarsie in natura morta e tarsie con personaggi e cosa rappresentavano, perché c'è un erudito senese che nel 1660 all'incirca, quindi poco prima dello smantellamento del coro, fa un'attenta descrizione del Duomo di Siena e ci rende partecipi non solo di cosa rappresentavano, ma anche delle posizioni delle varie tarsie collegate appunto alle statue che stavano sopra e alla decorazione pittorica. Era un ciclo univoco, commissionato da una stessa persona all'inizio del Cinquecento, e quindi era chiaro che fosse anche iconograficamente tutto collegato. Quindi abbiamo Sant'Anzano che è perduto, Santa Caterina che abbiamo invece che discute con i dottori diciamo Pagani, è dottore della chiesa Santa Caterina d'Alessandria, anche Santa Caterina da Siena. E poi abbiamo Giovanni Battista perduto e poi altri due santi apostoli, Sant'Andrea probabilmente che era molto legato alla famiglia Piccolomini, appunto, che aveva donato il braccio, e San Giovanni Evangelista, come c'è scritto sotto, e sono diciamo, dei riquadri con degli scorci molto arditi, sia degli strumenti musicali che dei personaggi, perché abbiamo un Sant'Andrea che sta di sguincio sulla finestra, indicando in alto probabilmente il Battista, quindi una posa veramente particolare, e un San Giovanni Evangelista addirittura in profilo perduto, si dice, cioè un profilo dove si vede solamente la linea laterale, senza vedere i tratti del volto, quindi qualcosa di molto molto particolare da fare in tarsia. Vi ricordo che le tarsie appunto non erano dipinte, ma erano avvolte questi legni, venivano usati legni di colore diverso innanzitutto, venivano bruciati per scurirli, o immersi nel colore per essere imbibiti, insomma, e poi venivano seccati e utilizzati, quindi non veniva dipinto niente sopra, erano tutti effetti coloristici dati dall'uso sapiente del legno. Quindi Antonio è per questo che è molto molto orgoglioso di dirsi lavoratore con il cisello e non con il pennello. Potete vedere queste tarsie, come vi dicevo, a San Quirico, nella chiesa dei Santi Quirico e Giuditta, però spesso non sono visibili perché c'è un sistema di allarme, cioè diciamo una chiusura che ne vieta la vista, quindi bisogna sentire il parroco. Io vi ho messo più foto possibili appunto per farvele godere, perché sono veramente fantastici, anche l'intaglio è bellissimo. Tra l'altro di Antonio noi avremmo altre cose meravigliose, ma è tutto perduto perché sappiamo dai documenti che ha lavorato alla Certosa di Maggiano, stalli perduti, al Duomo di Siena anche per l'Alberia Piccolomini, stalli perduti, per la casa di Pandolfo Petrucci non c'è rimasto quasi niente, ci sono solo due paraste lignee intarsiate all'interno della Pinacoteca di Siena, quindi veramente era sia un tarsiatore che un intagliatore bravissimo e conosciutissimo. Tra l'altro, la Seconda Guerra Mondiale si è distrutto questa tarsia con il suo autoritratto, ha permesso la sua riscoperta perché siamo appunto nel fronte italiano della Seconda Guerra Mondiale. Un giovane Roberto Longhi, che sta studiando giurisprudenza, viene ferito e viene ricoverato in quella che era l'ospedale da campo della zona della Val d'Orcia, cioè Villa Chigi, l'attuale sede del comune di San Quirico d'Orcia, che è nella piazza di fronte praticamente alla collegiata. Quindi lui da convalescente ha visto queste tarsie, se ne è innamorato, parlava di loro come di uno spettacolo intarsiato, e ha deciso di lasciare gli studi di giurisprudenza per andare a fare storia dell'arte e diventare il grandissimo critico, che abbiamo avuto in Italia. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo fra 15 giorni, rimaniamo a Siena, nel territorio di Siena, e parliamo, se riusciamo in poco tempo, del Santa Maria della Scala. Grazie e buona fine settimana, Evasioni d'Arte. Ciao!